Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Lamisil, compressa Novartis Pharma SPA. Ultimo aggiornamento. 26 gennaio 2022. Cos'è Lamisil, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Lamisil, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Lamisil, compressa? Lamisil, compressa, è un farmaco a base del principio attivo terbinafino e cloridrato, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico antimicotici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SPA. Lamisil, compressa, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Lamisil 250 mg 8 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Novartis Pharma SPA, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo terbinafino e cloridrato, gruppo terapeutico antimicotici, forma farmaceutica compressa, indicazioni onicomicosi, infezioni micotiche delle unghie causate da funghi dermatofiti, Tinea capitis, infezioni micotiche cutanee da dermatofiti, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, e infezioni cutanee da lieviti sostenute dal genere Candida, esempio Candida albicans, per le quali la terapia orale è considerata appropriata in ragione della loro localizzazione, severità o estensione dell'infezione. Nota: a differenza delle formulazioni topiche di Lamisil, le compresse di terbinafino somministrate per via orale non sono efficaci contro la pityriasis versicolor. Posologia: la durata del trattamento per via orale varia secondo il tipo e la gravità dell'infezione e può eventualmente essere aumentata a giudizio del medico. Adulti 1 compresse da 250 mg una volta al giorno. Bambini di peso superiore ai 20 kg, non sono disponibili dati sull'uso in bambini al di sotto dei 2 anni di età, generalmente di peso 12 kg. Le compresse da 250 mg non consentono il trattamento di bambini di peso 20 kg. Posologia giornaliera: peso corporeo dosaggio 20-40 kg 125 mg una volta al giorno, mezzo CPR da 250 mg, 40 kg 250 mg una volta al giorno, 1 CPR da 250 mg, infezioni cutanee e durata consigliata del trattamento. Tinea pedis, interdigitale, plantare barra o tipo mocassino. 2-6 settimane tinea corporis, cruris. 2-4 settimane candidiasi cutanea. 2-4 settimane la completa risoluzione dei segni e sintomi dell'infezione può verificarsi diverse settimane dopo la guarigione dalla micosi. Infezioni del cuoio capelluto, durata consigliata del trattamento. Tinea capitis. 2-4 settimane nota. Nei bambini si riscontra principalmente la tinea capitis. Onicomicosi: per la maggior parte dei pazienti la durata del trattamento è compresa fra 6 e 12 settimane. Onicomicosi dita delle mani. 6 settimane onicomicosi dita dei piedi. 12 settimane alcuni pazienti con ridotta crescita delle unghie possono richiedere un prolungamento della terapia. Una completa risoluzione dei segni e dei sintomi dell'infezione richiede diversi mesi dalla sospensione del trattamento, ovvero finché la crescita della lamina ungueale non ha determinato il completo ricambio della lamina stessa. Informazioni aggiuntive su popolazioni particolari di pazienti. Pazienti con compromissione epatica. Lamisil compresse è controindicato nei pazienti con malattia epatica cronica o attiva, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni. Pazienti con compromissione renale. L'uso di Lamisil compresse non è stato adeguatamente studiato in pazienti con compromissione renale e non è pertanto raccomandato in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego e paragrafo 5.2. Proprietà farmacocinetiche. Pazienti anziani. Non vi sono evidenze che suggeriscono che i pazienti anziani richiedano un diverso dosaggio o che siano soggetti ad effetti indesiderati diversi da quelli riscontrati in pazienti più giovani. Nel prescrivere Lamisil compresse ai pazienti in questa fascia d'età, deve essere tenuta in considerazione la possibilità di una preesistente compromissione della funzionalità epatica o renale, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Modo di somministrazione: le compresse divisibili devono essere assunte per via orale con acqua.
devono essere assunte preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, a stomaco vuoto o dopo i pasti. Le compresse sono divisibili per consentire il dosaggio nei bambini secondo il loro peso corporeo. Controindicazioni: ipersensibilità nota alla terbina fina o ad una qualsiasi degli eccipienti di Lamisil compresse. Non somministrare al di sotto dei 2 anni di età. Generalmente controindicato in gradanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Malattia epatica cronica o attiva. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Funzionalità epatica: Lamisil compresse è controindicato in pazienti con malattia epatica attiva o cronica. Prima di prescrivere Lamisil compresse, è necessario effettuare un test di funzionalità epatica. Può verificarsi tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri farmaci sulla terbina fina. La clearance plasmatica di terbina fina può essere accelerata da farmaci induttori del metabolismo e può essere inibita da farmaci che inibiscono il citocromo P450. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Lamisil, compressa insieme ad altri farmaci come Brufecod, Carbamazepina EG, Codamol, Coeferalgan, Contramal, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Contramal, compressa a rilascio modificato, Contramal, gocce, Dextradol, compresse rivestite, Dextradol, granulato, Fortradol, capsula, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Fortradol, compressa a rilascio modificato, Ederixplan, gocce, Ederixplan, supposta, Colibri, Lenizac, compresse rivestite, granulato, Lenizac, granulato, paracetamolo più codeina alter, Patrol, Prutalgin, capsula, Prutalgin, compressa effervescente, Tachidol, Tegretol, Tetrabenazina Aristo, Tetrabenazina San, Tradogut, Tradonal SR, Traflash, Tralodie, capsula a rilascio modificato, Tramadol ADC, Tramadolo EG, Tramadolo e paracetamolo Aristo, Tramadolo e paracetamolo Aurobindo, Tramadolo e paracetamolo EG, Tramadolo e paracetamolo Crca, Tramadolo HCL Sandoz, Tramadolo Exal, Tramadolo Crca, Tramadolo Salf, Tramalin, Ksenazina, Zeusef, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Lamisil, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Lamisil, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile e impazienti che hanno assunto Lamisil compresse in concomitanza a contraccettivi orali sono stati riscontrati alcuni casi di mestruazioni irregolari, anche se l'incidenza di questi disturbi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Lamisil compresse sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti che presentano capogiri come effetto indesiderato devono evitare di guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati: le reazioni avverse al medicinale osservate durante gli studi clinici o nell'esperienza post-marketing, tabella 1, sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi MedDRA. All'interno di ogni gruppo D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio, fino a 5 g, con comparsa di cefalea, nausea, dolore nella parte superiore dell'addome e capogiri. In caso di sovradosaggio si raccomanda l'eliminazione del farmaco mediante la somministrazione di carbone attivo accompagnato, in caso di necessità, da un trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antimicotico sistemico. Codice ATC. D01BA02. Meccanismo d'azione: la terbina fina è un farmaco appartenente alla classe delle allilamine, con attività ad ampio spettro nei confronti di miceti patogeni. Proprietà farmacocinetiche: assorbimento dopo somministrazione orale, la terbina fina è ben assorbita, 70%. Dopo una singola dose orale di 250 mg di terbina fina il picco medio di concentrazione plasmatica è stato raggiunto, dati preclinici di sicurezza studi a lungo termine per via orale, fino ad 1 anno, effettuati sul ratto e sul cane non hanno evidenziato effetti tossici marcati in alcuna specie fino alle dosi D, elenco degli eccipienti: magnesio stearato, silice colloidale anidra, ipromellosa, carbossimetilamido sodico A, cellulosa microcristallina. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Lamisil, compressa a base di terbina fina cloridrato sono
Micutan, Terbinafina Alter, Terbinafina Doc Generici, Terbinafina EG, Terbinafina Exal, Terbinafina Milan Generics, Terbinafina Sandoz GmbH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.